segnalo in primo luogo brevemente, anche perché nell'ambito del FIRE costituisce un'articolazione chiaramente circoscritta e che non ha dato esito, almeno per il momento, ad una realizzazione in forma di banca dati, il progetto I manoscritti dell'letteratura italiana delle origini, delineato da Teresa De Robertis qualche anno prima del volgere del millennio e che nel 2002 aveva già raggiunto una prima realizzazione col volume di Sandro Pertelli dedicato alla Biblioteca Nazionale Centrale, questo che vedete dietro di me. Ricordo che scopo del progetto è la definizione dei modelli grafici e librari attraverso i quali la letteratura italiana delle origini fu pubblicata nella sua fase più antica, entro la metà del 300. Verificando fino a che punto nell'allestimento di questi libri abbiano funzionato i modelli tradizionali, cioè i modelli sperimentati nel libro. La ricerca consiste in una schedatura di prima mano sistematica e uniforme dei più antichi manoscritti in volgare, privilegiando i dati materiali del libro, quindi la scrittura, la struttura codicologica, la scrittura della pagina, nella convinzione che si tratti di aspetti tutt'altro che marginali o minori rispetto al contenuto, alla sua tradizione e alla veste linguistica. Nell'ambito del progetto FIRP è stata sostenuta la realizzazione di un secondo, pubblicato nel 2011, dedicato alla Biblioteca Medicea Laurenziana, realizzato sempre da Sandro Pertelli, che descrive 115 manoscritti con il corredo 16 tavole a colori e 176 tavole in bianco e in nero. E negli anni in cui si concludeva questo progetto era in protesa anche una indagine sulla biblioteca ricardiana di Firenze, iniziata con una tesi di laurea di Tommaso Grampini e che si spera possa continuare. Questo è un progetto che, per il tipo di scheda fortemente normalizzato, è in immediato futuro suscettibile di un passaggio in forma di dati ricevuti da una base di dati. Per quanto riguarda la catalogazione sui manoscritti datati, il progetto fu delineato da chi vi sta parlando 20 anni fa, nel 92, con un articolo apparso nella Gazzetta Bibliografica Medievale. Dal 96 al 2006, che è la data di presentazione della domanda FIRP, sono stati realizzati 14 volumi a stampa che dal volume numero 8 dedicato alla Sicilia, edito nel 2003, mettono insieme testo a stampa e un CD di immagini a colori che normalmente presenta una documentazione più vasta sui manoscritti censiti. Per il progetto FIRP avevamo pensato di continuare ovviamente la strada già intrapresa, quindi cataloga stampa con CD, ma anche di sfruttare una specifica caratteristica della nostra catalogazione per costruire una base di dati che potesse integrarsi nel più ampio portale in fase di elaborazione da parte della Fondazione Franceschini proprio per il progetto. Non desidero insistere molto né sulla catalogazione dei manoscritti datati né sulle norme che la dirigono. Si tratta di una ricerca largamente nota in ambito internazionale che oggi è giunta al 21° volume a stampa e credo che in questi casi una assoluta sobrietà di esposizione sia del tutto raccomandabile. Vorrei semmai segnalare una caratteristica di questa catalogazione, la presenza di norme codificate a stampa, la seconda edizione delle norme per i collaboratori di manoscritti datati d'Italia del 2007, che impongono di realizzare una scheda molto ricca di dati, ma presentati in forme sintetiche e rigidamente normalizzate, tali da poter transitare con problemi modesti e comunque con problemi risolvibili in una base di dati. L'iniziale progetto FIRP per i manoscritti datati
prevedeva un impegno nelle biblioteche Laurenziane Nazionali di Firenze e nella biblioteca Fiduziana di Milano. Nelle more dell'attribuzione del finanziamento e dell'inizio concreto dell'operatività del progetto FIRP, sono stati oltre 2 anni, come tutti abbiamo ahimè sperimentato, gli obiettivi inizialmente individuati per il gruppo fiorentino sono stati in parte raggiunti mediante finanziamenti esterni al progetto FIRP. Così per la Biblioteca Medicea Laurenziana è stato pubblicato a fine 2008 il volume I manoscritti datati della Biblioteca Medicea Laurenziana Plutei 12-34, curato da Teresa De Robertis, Cinzia Tedeo e Michelangelo Marchiaro. Per il Fondo Magliavecchiano della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è stata conclusa una prima schedatura generale e iniziata la normalizzazione e revisione delle schede. Per quanto riguarda Milano, la Biblioteca Fiduziana, è stata conclusa una prima redazione del volume che all'altezza del 2008 era ancora da vedere schede, indici, introduzioni, ma che sostanzialmente era molto avanzata. Per questo motivo, a fine 2008, è stato opportuno e io direi proprio necessario individuare ulteriori obiettivi, rimodulando la ricerca, sia pur mantenendola sempre su Firenze e sulla Lombardia. Come è inevitabile, quando si aprono molti fronti di lavoro, i due progetti che all'altezza del 2008 erano molto avanzati, Magliavecchiano e Tribuziano, quelli che erano previsti insomma all'inizio del lavoro del FIRP, hanno avuto delle velocità differenti. Per il catalogo del Fondo Magliavecchiano, che è un fondo molto complicato dalla presenza soverchiante di manoscritti compositi, privo di qualsiasi catalogo a stampa, frutto dell'attività di un raccoglitore bulimico come Antonio Magliavecchi, siamo nella fase in cui stiamo rivedendo il complesso del lavoro. Sebbene io sia del tutto consapevole che questo catalogo è ancora perfettibile, è intenzione nostra di pubblicare nel sito dei manoscritti datati entro la fine di aprile almeno un PDF delle schede che permetta interazione con la comunità scientifica, una migliore redazione dei testi definitivi per la stampa prima, per la base dati. Per la Biblioteca Tribuziana, che è non solo Biblioteca Tribuziana ma anche un manoscritto dell'archivio storico-civico, siamo invece alla fine del percorso. Il volume stampato ora è in legatoria, sarà presentato a Milano il 3 aprile prossimo presso la Biblioteca Tribuziana e si tratta di un volume che presenta le schede di 81 manoscritti e 83 tavole con un CD immagini interrogabili secondo un modello che nel frattempo abbiamo già sperimentato in un volume appena uscito, il terzo, sulla nazionale. Con la rimodulazione del progetto nel 2008 sono stati individuati nuovi obiettivi per Firenze e per la Lombardia. A Firenze si è proceduto alla schedatura di quelli che familiarmente abbiamo detto i fondi minori della nazionale, ma insomma il fondo nuove accessioni è tutt'altro che un piccolo fondo, realizzando schede nuove, rivedendo schede che avevamo preparato in precedenza ma ancora da integrare, poi sono state donate tutte quelle parti relative al volume, introduzioni, indici che hanno portato da poco alla pubblicazione di un volume nel 2011 che riguarda i fondi Banco Rari, Landau Fina, Landau Produzioni, nuove accessioni, Palatino Baldovinetti, Palatino Caponi, Palatino Panciatigliano, Tordi. Si tratta di un volume piuttosto ricco, 120 manoscritti, 128 tavole e soprattutto ha un piccolo balzo in avanti per quanto riguarda i CD. Team
immagini, che è di nuova concezione perché le immagini sono gestite da una base di dati che permettono interrogazioni per naturalmente fondo, segnatura, anno, vista, luogo, secolo. Per la Lombardia, una volta appurata la indisponibilità a partecipare al progetto della più importante, unica grande biblioteca milanese finora fuori dal progetto, cioè l'Ambrosiana, si è proceduto a un ampio censimento territoriale all'interno delle province di Brescia, Como, Lecco, Lodi, Monza, Sondrio, Varese. Sono stati esaminati i fondi manoscritti, talvolta solo manoscritti di età moderna, devo dire, di 70 sedi di conservazione, individuando 17 sedi che conservano manoscritti medievali datati, per un totale di 77 unità. E ora siamo alla fase in cui si sta completando il tutto, la campagna fotografica, dopodiché inizierà la redazione del volume e del CD. Come si capisce, la notevolissima dispersione territoriale, la necessità di prevedere 17 diverse introduzioni alle sedi di conservazione impongono un lavoro che è veramente complicato, che si spera possa concludersi con la consegna dei materiali per la stampa e per la base di dati entro la fine di quest'anno. Nel frattempo, entro aprile, di nuovo, anche in questo caso, vorrei mettere nel sito dei manoscritti datati almeno il PDF delle schede contemporaneamente a Firenze è andato avanti il lavoro iniziato in Biblioteca Medicea Laurenziana, Fundo Plutei, partendo da una valutazione di massima dei manoscritti datati, al fine di proporre una programmazione dei volumi necessaria a completare la descrizione dell'intero fondo dei punti. In base agli spogli sono stati individuati almeno 245 manoscritti datati, un numero che arriverà probabilmente intorno a 270, considerando conto dei manoscritti ancora incerti da verificare. Quindi si andrà verso la redazione di due volumi che conterranno 120 schede per ciascuno. È iniziato il lavoro di redazione del primo di questi due volumi e anche per questo si pensa di poter mettere in rete il PDF, almeno di una 40-50 schede, sempre per aprile. Vorrei dare un po' l'idea però del lavoro che attende in Biblioteca Laurenziana, anche escludendo i fondi della Sperna, che compensi soppressi San Marco, che implicheranno almeno un pezzo, quattro. Solo esaminando il catalogo dei Pandini e i suoi vari supplementi, abbiamo già individuato tra i 370 e 400 manoscritti da dare. Questo vuol dire almeno altri tre grossi. Questo è un po' le dimensioni di Firenze. Finora, come capite bene, ho parlato di realizzazioni a stampa, perché le realizzazioni a stampa sono state l'inizio del progetto manoscritti datati. Il progetto è nato prima del web, è nato come ci ho tenuto a far presente nel 1992. Ora affrontiamo la parte, diciamo, più innovativa del progetto, innovativa non in se stessa, sia ben chiaro, o in assoluto, ma innovativa in relazione alle realizzazioni che vi ho presentato fino ad ora e innovativa rispetto al come siamo partiti. Ecco, bisogna specificare che fin da prima del lancio di questo importante progetto FIRB, noi stavamo procedendo in una doppia direzione, cioè da una parte pubblicazione di volumi a stampa con i loro CD di immagini, dall'altra la costruzione di una base di dati di libero accesso che restituisse l'essenziale dei volumi, ma senza cannibalizzare, diciamo così, i volumi, senza renderli inutili, e che permettesse incroci e ricerche
che solo la base di dati consegue. Questo progetto, già sommariamente delineato nel suo schema informatico, era in una fase del tutto iniziale e proprio l'adesione a questo progetto FIBA ha permesso di svilupparlo e di prevedere una più ampia accessibilità dei nostri dati all'interno della base dati che, come dire, omogeneizza il complesso del progetto FIB. Infatti, parallelamente all'implementazione della base dati praticata e conoscita da Data d'Italia, il progetto ha già allineato i propri record, autore e titolo, agli identificativi alfanumerici forniti dal capo FIBA del progetto FIB per la realizzazione del portale Trame, in modo da fornire, che l'abbiamo già visto, sin da ora lo scarico dei dati, l'accesso ai dati al fine di consentire dalla macrostruttura di interrogazione Trame la ricerca e la visualizzazione dei contenuti nella base dati dei manoscritti. Una realizzazione che io credo continuerà anche al di là del progetto FIRB, perché mi sembra che sia come dire, un vantaggio comune sia per il portale Trame sia per il sito del nostro. Noi abbiamo un nostro dominio, manoscrittidatati.it, ospitato nel server pubblico della provincia di Cesena. Il sito è da tempo visualizzabile in rete e si articola in sei aree principali, in cui ci sono delle parti statiche sostanzialmente, cioè di semplice consultazione, sono la descrizione del progetto, i testi e materiali consultabili, gli strumenti per agevolare il censimento ai catalogatori, quindi strumenti di ausilio per chi vuole fare cataloghi di manoscritti datati, e poi notizie relative all'Associazione Italiana Manoscritti Datati che propone questo progetto. Ma oltre a questa parte statica si accede a una base di dati organizzata su tre principali modalità di ricerca. La prima modalità di ricerca, se si vuole la più semplice, quella per sé. Osservazione. I campi, spero che si vedano, sono in ordine regione, provincia, città, sede. Ecco, potremmo vedere una cosa viene fuori, per esempio, cercando in una sede come Ravenna, che abbiamo avuto modo di rifluire a sufficienza. E noi possiamo vedere da una parte, io vedo malissimo, perché lo schermo è piccolo, quindi hai messo una guida finita. La scheda del manoscritto con i dati curricologici essenziali, poi all'interno della scheda del manoscritto abbiamo delle aree specifiche, quella relativa alla bibliografia, in cui compare in forma normalizzata la bibliografia relativa al manoscritto, poi possiamo andare all'area relativa all'immagine, in cui compare per ora in bianco e nero un'immagine del manoscritto, e poi abbiamo così una nostra particolarità, una serie di statistiche. Sono le statistiche di tipo curricologico, quelle relative al bianco e al nero, ai rapporti alle proporzioni della pagina, cioè tutti quegli aspetti tipici dell'indagine della curricologia quantitativa che d'ora in poi in questa banca dati sono immediatamente recuperabili in forma già elaborata, già piena. Oltre alla ricerca per sede di conservazione, questo credo possa essere sufficiente, poi i campi, mi sembra inutile ripetere, sono quelli che normalmente caratterizzano la connotazione essenziale di ogni manoscritto. Abbiamo una ricerca semplice che prevede i campi di anno oppure estremi cronologici, luogo di copia miniature, e una ricerca avanzata
che ha tutti questi campi ovviamente della ricerca semplice, ma ha anche questi ulteriori campi, autore, titolo, questi sono proprio i due campi che poi permettono la interoperabilità con la base dati trame, inizia, possessore, supporto, richiami, quindi se i richiami sono orizzontali o verticali, tanto per capirci, inizio fascicolo nel caso di manoscritto membranaceo, se l'inizio fascicolo è carne o pelo, tecnica di rigatura, se la rigatura è a secco o a colore, numero delle mani, decorazione, caratterizzazione essenziale, fascicolo prevalente, cioè manoscritto essenzialmente di quaternioni, quinioni, segnoni e così via, segnatura dei fascicoli, cioè se i fascicoli presentano segnatura al registro, per esempio a 1, a 2, a 3, a 4, di 1, di 2, di 3, di 4 e così via, formato nel caso dei manoscritti cartacei, quindi sappiamo immediatamente, non su base di bibliometrica quanto è alto il manoscritto, sia ben chiaro, ma su base di quante volte è stato applicato un foglio originario, se il manoscritto è in foglio, in quarto, in ottavo, strumenti di rigatura, e qui segnaliamo se la rigatura è stata ottenuta quando la notizia sia stata offerta, ovviamente, o con la tavola, pregando o con il pettine. Poi abbiamo dei filtri che ci filtrano la presenza di manoscritti compositi e la presenza di membrane palinseste, quindi possiamo fare questo tipo di ricerca, e poi una connotazione essenziale della legatura. Ecco, io direi, quasi andando a braccio, questo mi sembra l'aspetto di gran lunga innovativo di questa fase interna, perché in campo, mi parrebbe che in campo internazionale sia la base di dati che ha una più forte connotazione nel senso della ludicologia materiale, così come è stata sviluppata negli ultimi 20 anni. Ecco, l'esito poi delle ricerche che noi possiamo fare su questa base di dati ripropone una scheda che conserva molti dettagli ludicologici, ma non duplica il formato della stampa e permette quindi che il volume a stampa tradizionale con il suo CD e la base di dati siano fatti che si integrano piuttosto che danneggiarsi. Poi, ovviamente, come avviene sempre nella costruzione di una base di dati, prima di me lo ha segnalato giustamente, ovviamente, sia Claudio Sociola, sia gli altri. Anche questo è un lavoro in progress, cioè non solo questa base di dati deve ricevere ancora i dati degli ultimi volumi, il terzo della Nazionale, quello della Tribuziana o Stampa, ma soprattutto per la bibliografia e per le immagini deve essere ancora, come dire, integrato, non compilato, anche se appunto quelli essenziali sono tutti presenti e quindi la interoperabilità è garantita. Naturalmente rimangono anche dei casi complicati che poi saranno i casi che dovranno essere affrontati a mio parere in ogni situazione di banche dati di manoscritti. Il manoscritto non parla se non ha un'immagine, deve essere illustrato anche sul web attraverso immagini. Questo implica una serie di rapporti molto complicati con gli istituti di conservazione, i diritti di proprietà sulle immagini, il rispetto di legge sul diritto d'autore. Ecco, quindi questa è una situazione ancora molto in progress, perché proprio questa situazione molto delicata implica anche una certa, accettate il termine, debolezza di questa banca dati su questo aspetto, ma è una debolezza strutturale, una debolezza del momento nostro in questa ricerca. Ecco,
Per concludere, mi sembra opportuno presentare qualche possibile ricerca sulla base d'arte. Ribadendo questa originalità della, come dire, della ricerca di taglio strettamente politologico. Allora, la prima ricerca che è stata lanciata è quella sui manoscritti misti. I manoscritti misti sono quelli in cui il fascicolo esterno è membranaceo, quelli interni cartaceo, talora quello centrale di nuovo membranaceo. Ecco, io non riesco a vedere quanti sono. Sono 83. Ecco, la base di dati ci dice una cosa subito molto interessante da un punto di vista proprio della storia del libro, che questi 83 manoscritti, se non mi sbaglio, si collocano fra diciamo il pieno 300, però quasi tutti sono 400. E questa è una semplice conferma di una cosa che già si sapeva, cioè che questo uso del fascicolo misto è un uso che è molto forte, soprattutto nel XV secolo. Detto, facciamo invece un'altra ricerca, quella dell'inizio fascicolo nel caso di manoscritto membranaceo. Ecco, questo per esempio è un, come dire, un dogmatismo che verremo a parte. Allora, iniziano con il lato pelo 52 manoscritti. Allora, nei manuali di codicologia normalmente si dice i manoscritti fino al XII secolo iniziano con membrane lato pelo, dal XIII lato carne e poi lato carne continua per tutto il periodo. Questa base dati già così, con i pochi dati che da 53 manoscritti su 1955 record, sono pochi ma non pochissimi, ci dice che i manoscritti che iniziano nel lato pelo sono discretamente numerosi anche nel, per esempio, XV secolo, anzi la maggioranza sono nel XV secolo. Che so, un tipo di fascicolo prevalente, prendiamo il sesterno, che è un fascicolo un po' più raro, no? Come fascicolo di costruzione del codice. La nostra base dati ci farà vedere come, e questo ce l'aspettavamo, c'è una conferma, che il sesterno è collocato essenzialmente fra il 300 e il 400. E sono 359 manoscritti, unità codicologiche, non sono tanto poche. Ultimo esempio, facciamo strumenti di legatura, però lo prendiamo, in questo caso lo prendiamo strano come esempio, cioè noi sappiamo normalmente che il pettine, cioè questa specie di forchettone che fa 5-6 righe per volta sul codice, è normalmente usato fra 3 e 400 in manoscritti cartacei o prevalentemente usato su manoscritti cartacei. Facciamo la ricerca, manoscritto membranaceo e pettine, perché ovviamente tutti questi dati si possono incrociare all'infinito. Membranaceo e pettine, vediamo quanti ne vengono fuori. 35, sono quasi tutti, sono tutti nel XV secolo, non si può fare. I primi, tolti i primi, cioè 4 trecenteschi, poi tutti nel XV secolo. Ecco, come dire, un'altra, come dire, comuni sovrigno sulla confezione del manoscritto che una base dati di questo tipo riesce a, se non dico a rompere, ma insomma a rendere più problematica e a rendere meno semplice. E con questo credo di aver, penso di aver reso il senso del lavoro che abbiamo fatto e del lavoro che vorremmo continuare a fare, mantenendo anche sempre il contatto con il più ampio portale trame al cui interno un lavoro e una base dati di questo genere non può che essere a sua volta valorizzata. Grazie. Grazie, molte grazie a Stefano. A voi che la vostra anche Paola, silente ma efficace, che ha mostrato come uno dei
dei punti in fondo di questa nostra rete, cioè l'esigenza e d'altra parte l'efficacia di far dialogare punti di vista anche molto diversi. Qui la citava sono siti datati come uno dei database forse più centrati sugli aspetti materiali, che si sposa però bene, si affianca bene ai database che invece sono dedicati agli aspetti testuali o letterari, ai quali torniamo con l'ultimo intervento.